Signore e signori, un grandissimo ritorno, il ritorno di Ambra. Bentornata. Come stai? Bene, bene, grazie. Eccola. Ti sei appassionata, immagino, eri lì che ascoltavi. Molto, tantissimo. Non ci si può non appassionare. Come si fa? Come si fa? Adesso noi cosa facciamo? Sai che me lo sono chiesto, come ne proprio là dietro. No, come ne esco io? Ne esco malissimo, ma... Ma cioè, adesso devi mantenere questa intensità, ma diciamo devi inventare qualcosa. No, dico subito che non ce la farò, così chi vuole guardare altro, insomma, oppure seguire Piff su MTV può farlo, ci sarà una replica del testimone. Anche perché noi non ci vediamo da un sacco di tempo, però le ultime volte che ci siamo viste, allora la prima mi hai baciato sulla bocca. Esatto. E non so se ti ricordi, scostumata, la seconda mi hai fatto ballare la lap dance. Ti piaceva. E quindi no, questa volta dobbiamo fare un'intervista invece, dobbiamo parlare dei massimi sistemi. No, pacata e seria. Pacata? L'hai appena fatta. Seria. Perché devi coinvolgere me in queste... Non ne vuoi sapere. No. Ne sono felice. Ne sono molto contenta. Preferisco giocare. Quindi non hai rimosso come Beatrice tutto quello che c'è stato tra di noi? Assolutamente. Tu sei l'unica donna che mi è rimasta nel cuore. Dici così e a tutte. Sulle labbra, perché dici per così forza a di cose. Tu hai visto baciare un sacco di donne. Ma non è vero. Quindi... Non è pazza. Ma non è vero. Ma chi oddio, il terrore con te di fare delle gaffe di cose che magari ti hanno detto veramente, esatto, per cose di gossip, sì, sì, anche vero, questa è tutto molto ridicolo. Lo so, però vabbè, succede spesso con me, non so perché. Ma noi ce ne freghiamo, giusto? Assolutamente, sono d'accordo. C'è una specie di spazio libero questo. Allora, adesso per fortuna c'è la pubblicità. Che peccato, ero già partita, adesso mi devo fermare. E poi torniamo con Ambra. Vado da tra poco. Siamo con Ambra, che finalmente non vedevo da 5 anni. Cosa hai fatto in tutto questo tempo? Tra 20 giorni compi 37 anni. Madonna. Cioè, sì, cresci pure tu. Eh sì. Cioè, avevi 14 anni l'altro ieri. Sì, invece cresco. Ho deciso di crescere. Ho preso questa decisione. Mentre gli altri mi volevano ferma, io ho detto no, con dignità. Ma tu pensi a te stessa come una trentenne o una quarantenne? Ah, bella domanda. Ma io mi sento in realtà anche una ventenne nei pensieri e nelle azioni immature, però ne vado molto fiera. Poi in realtà mi accorgo che invece per alcuni addirittura ne ho 45, perché ognuno mi dà un'età pazza, no? Sua. Cioè anche gente che evidentemente è più o meno come me mi dice sono cresciuta con te. Io ho un attimo di terrore ogni volta perché dico sempre scusa, però quanti anni hai? E poi li rassicuro, ah, la mia età. Però c'è un'idea strana sulla mia età. Sì. Senti, come ti senti stasera? Idonea o non idonea? Mai, non idonea. Soprattutto l'animaccia tua dopo Piff. No, ma io volevo essere messa dopo un altro. Ognuno racconta se stesso. No, certo, certo. Il problema è quando... Non è che tu non abbia storia. Ah, beh, certo, sì. Sì. Ma secondo te da cosa ti viene questa tua sensazione sempre di non essere idonea? Secondo me dal fatto che io nasco per caso professionalmente e poi inevitabilmente anche il mio percorso umano diventa casuale, perché sai, una ragazzina a 13 anni viene tolta da un mondo che è il suo, che è normale, poi la normalità boh, chissà cos'è, però comunque è quello lì, quello di tutti, e viene spostata da un'altra parte e quindi per forza di cose si cambia, perché cambiano le contaminazioni, no? Quindi a un certo punto perdi di vista per un attimo anche chi sei, cosa stai facendo, chi ti dice una cosa per il tuo bene, chi non te la dice e cosa è bene per te soprattutto. Io ho fatto un salto terribile e me lo sono richiesto a 20 anni, cos'era bene per me. Nel frattempo questa non essere idonea è rimasto... Ti è rimasto come nucleo. Addosso. E alla fine ho deciso che poteva essere un modo per distinguermi. Cioè, e quindi ti sei affezionata poi a questo senso di non idoneità? Sì, perché mi dà sempre quello stupore che non mi fa annoiare. Cioè io mi stupisco sempre, anche di chi mi chiama mi stupisco.
no? I registi che ti chiamano? Sì, o le persone che mi incontrano. C'ho sempre questo strano stupore nel volto che non si capisce bene se sia vuoto pneumatico oppure qualcosa di più solido. Ci fa o ci è? Esatto, è una grande domanda che tutti ci fanno. Ma quella è una domanda con la quale sono nata e ho combattuto per un po'. In realtà anche quando eri proprio ragazzina hanno sempre detto com'è intelligente, o almeno com'è sveglia. Questo lo devi ammettere. Diciamo sveglia, dai. Sveglia intelligente, clever, insomma in inglese, sì, è quello, esatto, no? Esatto, sì, brillante. Brillante, sì, forse. Ma, però pesantissima la vita, quindi è molto curioso. Ma poi devi essere all'altezza di questa pretesa di intelligenza, dici? Beh, quando qualcuno ti dà, cioè ti assegna degli aggettivi così importanti, il problema di sentirsi all'altezza ce l'hai, anche se fai la splendida e dici no, non mi interessa, figurati, invece poi in realtà ti interessa e nel quotidiano ti incarti. Ma il fare l'attrice in qualche modo dove ti ha portato rispetto a questo sentimento? Perché all'attrice non si chiede di essere sveglia, si chiede di essere... No, beh, scusami, non cioè, credo vuoi dire che sia offensivo. Siamo tutte... No, si chiede soprattutto di essere una brava interprete, quindi di pescare dentro di sé i mondi per portare le emozioni nel sì, ma anche certe volte di non pescare perché ci sono registi che hanno voglia di consegnarti delle cose, quindi più sei diciamo pulita e meno propositiva e comunque puoi funzionare, ecco, quindi dipende da chi incontri, devi saper stare zitta molto. E tu sei capace? Tantissimo. Davvero? Non mi è piaciuto come hai fatto questa cosa. Non ti ci vedo faccio tanto. Il regista, la puoi rifare, per favore? Non ti ci vedo che taci. Ma no, proprio per questa caratteristica io di... Io taccio molto. Davvero? Sì. Tu taci? Io... Ma quando sono da sola... taccio molto. Da sola con te stessa taci. Bene, bene. Senti, in questi anni hai cambiato molte volte anche aspetto. Dici? Io in questi giorni guardavo, per prepararmi l'intervista, mi guardavo le tue foto, in passato avevi i capelli lunghi, boccoloni, adesso sei più esistenzialista. Il capello, corto. Quando si ritira, si fa riferimento all'interiorità, dici? No, ti volevo chiedere se il look è una cosa a cui tieni, che ti affatica, che... Non sono capace, cioè io non ho un look. Tutti hanno un look. Io non ho un look. Tu non ce l'hai, io non amica. Ce l'ho. No, lo vorrei tanto, ti dico la verità, e ne avrei anche bisogno. Ma non ho proprio né tempo né voglia. Siamo no, ma tu ce l'hai. Due disperate alla ricerca di un look. Non fare... Non è vero, io non ce l'ho. Ma sì che ce l'hai. Ma ti assicuro che non ce l'ho. Non ce l'ho, sono sbagliata di mio. Cioè io quando abbino le cose... Sono mostruose, poi le vedo, esco fuori, lei, mi sembrano tutte con un look. E io le invidio loro. Lei c'ha un look, c'ha la gonna pua e la camicetta giusta. E no, non ridere, c'hai un look, sei fortunata. Nella vita puoi dire io ho un look, lei c'ha la frangetta corta, e vedi tu hai caschetto. I capelli corti. Ma non c'ho un look, cioè, non è che sono venuta qua per dire all'Italia e ogni che il mio problema è questo. Ti metti in discussione. Rispetto anche a questo? No, mi stupisco, dico perché se io metto la stessa cosa che c'ha lei addosso, non sono credibile, non lo so. Ma io se tu ti lasci andare, come ti vesti? Una tuta, una tuta da ginnastica, una faccia incredibile e l'anonimato praticamente, perché nessuno ci può credere quando mi incontra. Quindi normalmente nella vita di ogni giorno esci in tuta. Sì, perché con i bambini, perché sono comoda, poi ogni tanto cerco di darmi un tono, ma è raro. Cioè, beh, un po' da rapper, no? Cerco di trovarti un look. Sai che io nei tuoi confronti ho sempre questo senso di maternage che ti devo un po'... Però, pensaci! Tu il rap non hai proprio preso in considerazione? Io personalmente? Tipo io quando vai a... No, parliamo un po' di Beatrice, scusa, che parliamo ci tengo. Di Beatrice, ecco. Il film di Rolando Ravello, dove tu fai una ragazza che... con un caratterino, devo dire, molto impegnativo. Ma la ragazza però è piena di patologie, capito? Gravi. Molto gravi. È narcolettica e ha problemi di memoria, cioè non regge le emozioni. E quindi quando si emoziona troppo,
le capita di avere uno shock emotivo e si dimentica tutto quello che è successo fino ad allora. Poi un'equipe di medici la rimette in piedi e le riconsegna un presente, spesso però togliendo parti di vita passata. Mi piace molto nel film quando crolli, che fai... Mi fai la... quando provi... Sai che io che un po' invidio il ruolo di Rolando, che è un regista meraviglioso e tu conosci bene, perché vorrei invece che un attacco di narcolessia prendesse a te. A se, me? Se. In questo momento? E il mio sogno, non erotico perché ormai t'ho baciata, per cui ho fatto tutto quello che c'era da fare... Cioè, tu vorresti che io adesso mi addormentassi? Ma tipo, però, mentre perché? Mi fai una domanda... Io se vuoi ti faccio vedere come si fa e poi tu lo rifai però. Ma sai che non cambi mai. Lo so, ma cioè, mi piace così. Fai così. Dai, tutte le volte. Mi avevi promesso che saresti stata brava. Ragazzi, la vita di fare volta. Silenzio, per favore, un attimo, mi devo concentrare. Dai, su, silenzio. Hai fatto una cosa intelligente, ti è venuto il mal di testa. Fai cose stupide con me, dai. Silenzio. Pronta? Allora, Daria, tu. Ah, aspetta, ti devo far emozionare però. Sì, fammi, come, ecco. Come posso farti emozionare? Fai qualcosa emozionare. Di emozionante Cavolo. Per me. Come non lo so... Pensa a Yolanda. Beh, Yolanda è la mia prima figlia, meravigliosa, e quindi quando... Ecco, nel film questo accade. Ogni due giorni, quando tu riesci a provare una... Adesso posso ti faccio emozionare io. No! Dai. Piantala, scusa, tu sei l'attrice, sono io sono quella che lavora in TV. E sei molto maleducata se non lo rifai. Molto maleducata. Ma non ci penso neanche. Per favore. Ma vattene via. Dai. Mentre ci parliamo, dammi una mano. Sei un mostro. Sono un mostro, te l'ho non detto lo subito farò. Appena sono te entrata. Non ho un detto. Look, dammi una mano. Dammi una mano. Non ho il look. Qualcuno la porti via. No, vi prego, convincete la signora Vignardi a fare una cosa per un ospite gradito, peraltro a voi almeno. Fai la brava. Fai Daria, la brava. Per favore. Parliamo d'altro. È vero che volevi no, fare la maestra? No, non rispondo più a nessuna domanda se non ti addormenti. Ma no. Con gli occhi aperti. Sì, era più una roba tipo zombie, però non importa. Il sonno dei morti viventi. No, però può essere un'idea. Rolando, occhio, perché ci ruba il mestiere. No, guarda, io proprio se c'è una cosa che non sono capace di fare è recitare. Cioè, ho delle conseguenze. Hai mai provato? Sì, è stato un disastro. Nel film di Radio DJ facevo la maestrina. È una cosa terribile. Un'altra volta mi hanno fatto fare un doppiaggio di un cartone animato, poi hanno cancellato la mia parte. Quindi proprio ho capito che quella non è la mia carriera. Dicevamo... Però è successo anche a me di sbagliare clamorosamente, cioè di preparare una cosa per un'altra. Mi è successo di preparare un provino ed ero convinta che fosse un ruolo drammatico. Siccome noi si è molto inclini, no? Tipo parlo quando fai l'attore, questa fase della mia vita, no? Mi imbarazza dire attrice, ma comunque te lo dirò. Quando fai l'attrice ti prepari un provino a casa, sei molto concentrata, cioè lo fai perché tanto sai che andrà male, però ci credi in quel momento lì. E io ero convinta che fosse l'occasione della vita, dico questo è un ruolo drammatico, io lo aspettavo da tanto, dopo Ferzan non mi era più capitato. Poi sono andata al provino e il regista era senza parole, perché in realtà il mio ruolo era un ruolo da commedia. E a un certo punto mi ha detto, vuoi andare un attimo in bagno? La figura terribile. E io ci sono andata e mi sono chiusa dentro e ho pensato, perché ho sbagliato? Cioè, dove ho sbagliato? Ma perché tu avevi Qual era la battuta che non come... mi ha fatto ridere? Perché c'era questo il problema. Io non avevo capito che era Ma forse un era un dialogo. Problema del testo anche. Non no, si no, faceva era proprio capire un problema mio, bene. Credimi. Era proprio un problema mio. Però è stata una delle figure peggiori, proprio... Infatti poi non mi hanno preso, ovviamente, ma io gli ho mandato dei fiori. Ero consapevole. Senti, ci sei andata poi al concerto di Violetta con tua figlia? Sì. Hai cantato? Ci sono andata e penso di essermelo meritato, perché negli anni avrò costretto madri a portare a degli ignobili miei concerti, peraltro ero vestita molto meno bene di Violetta, però eravamo in playback tutte e due, per cui insomma è stato qualcosa che mi ha subito risvegliato un affetto, diciamo, ecco, mi è subito venuta voglia di muovermi. Perché tua figlia, come... tantissime bambine della sua età, una grande fan di Violetta, e tu hai detto ti porto, cioè non l'hai neanche messo in dubbio, no? Violetta, ma non solo, ma quando è uscita
mi sono messa a urlare pure io, cioè. T'ho coinvolto? Ero molto coinvolta. Quando è uscito il fidanzato di Violetta, mi sa che ho fatto più suoni io di mia figlia. Ed è stato imbarazzante, ovviamente. Come fai quando sei in tournée con i bambini? Tu fai un sacco di teatro. Io mi guido molto la macchina. Cioè, mi piace molto guidare. E quindi torni a casa ogni sera? Beh, se sei al sud non potrai. Nel raggio di, diciamo, 400 chilometri torno a casa a dormire, preferisco. Quindi arrivi a casa anche alle 2 di notte, alle 3 di notte? Anche alle 5. E poi alle 7 ti svegli quando loro vanno a scuola? O non dormo e vado lunga, anche per terra certe volte. Poi mi do un tono, perché quando non vado a dormire sono più carina. Cioè, sono ancora vestita da sera, perché arrivo dal giorno col prima, trucco, no? Esatto. E allora dico, perché toccarmi? Cioè, si svegliano e vedono, cioè, finalmente anche la mamma... Cioè, tu anche dei tuoi figli hai il problema del look. Mi piace, esatto, te l'ho detto. È veramente una Amatia tragedia. Look, un disastro, grazie. Comunque, detto questo, in effetti, quello che mi ha fatto rendere conto di essere diventata proprio molto abile con le autostrade è che ormai se entro in un autogrill mi danno subito il panino giusto, ma non lo devo più neanche ordinare. Ma cioè, tu da sola viaggi? No. Sì, sì, di notte spesso. Da sola? Sì, perché ogni tanto ho i sensi di colpa, cioè nel senso non mi piace coinvolgere sempre... Io fossi tua mamma sarei preoccupata che guidi la notte. Però ahimè non lo sei. Ma e lei non ti dice niente? Beh sì, però ha smesso. Tu no. Io no, figurati, mia figlia di notte alle 5 dopo uno spettacolo torna, mi preoccuperei moltissimo. E i vostri figli hanno l'accento bresciano? I nostri figli sono molto furbi, cioè a Brescia parlano con una cadenza elegante ma bresciana e a Roma partono in un romano che non si è mai sentito, soprattutto Leonardo che è il più furbetto dei due. Ma tu lo sai fare l'accento bresciano? Ma io sono 10 anni che vivo là e ho imparato a dire mucala, che vuol dire smettila, e se l'ho imparato ci sarà un motivo. Mucala! Esatto! Anche a Milano perché è la cosa dice. Che Francesco mi ripete di più, mucala. E Ada, che non so cosa voglia dire, lo so. Io lo dico ogni tanto, ma non so ancora cosa significa in realtà. E Fest, cioè tipo Daria Bignardi è giusta Fest, che è un intercalare, un rafforzativo, è come dire sei molto giusta. Ah, meno male. No. No, so, è un esempio, ho fatto certo. Un esempio. Beh, non è che hai imparato moltissimo, insomma. Grazie. No, però insomma ti sei ambientata bene, no? Ecco, sull'essermi ambientata molto, sì, sì. E col dialetto un po' faccio fatica, un po' sembro bergamasca, insomma ecco non mi ci impegno tanto. Però Brescia mi piace, è il posto dove stiamo crescendo tutti insieme. E poi so che nella tua coppia c'è questa cosa ribaltata che tu in realtà sei la romana ma organizzata, tedesca, precisa e tuo marito invece che è bresciano. Anche se è nato a Udine, è quello più artista, che insomma... No, lui piace molto l'ordine fatto dagli altri e io mi ci sono trovata casualmente che nel ruolo tra i due sono quella che lo fa, l'ordine. E quindi tu fai anche le pulizie, cucini? Sì, ma quella è una roba mia di stress, cioè io scarico molto lo stress così, facendo tutto quello che è casalingo, semplice, senza pensieri... In tuta, per anni l'ho fatto coi tacchi. Dai, la casalinga coi tacchi, non ci posso credere. Mi spiace che tu non mi creda, è molto sgarbato da parte tua, ma ti assicuro che mi viene bene la lavastoviglie col tacco 12. Sono... Beh, molto sexy. Tu non hai mai fatto la lavastoviglie coi tacchi? No, cioè, proprio. Beh, però mai. Peccato. Lo farò e ti penserò. Che dici? Hai conosciuto Aldo Busi che abita a Montichiari? No. No, così mi era venuto in mente di chiedertelo. Geniale. No, perché è l'unica domanda. Persona che conosco è l'unica persona che conosco di Brescia. Madonna. Bello. Allora pensavo che vi foste incontrati. Fino a qualche mese fa eri a teatro con un testo di Stefano Benni, La misteriosa scomparsa di V. Che è storia di una donna alla ricerca di un pezzo mancante. Tu hai avuto molto successo in questo, come lo chiamiamo, non è un... È un monologo. È un monologo. Sì. E questa cosa del pezzo mancante, ma guarda, t'appartiene? I due personaggi si somigliano molto, cioè sia la Bea del film che la V di Benny hanno qualcosa che manca.
E che in realtà è la cosa più intima, cioè un pezzo di se stessa, cioè qualcosa di difficile da perdere, ma anche da ritrovare se lo perdi. Però la cosa meravigliosa è che in tutti e due i ruoli alla fine ti chiedi perché dovrei pensare che queste sono due matte, quando in realtà sono solo due donne che non sono più capaci di farsi andare bene tutto. Cioè sono quelle che hanno scelto di uscire dalla fila, magari rimanere sole e sentire anche il peso di questa scelta, però l'hanno fatto e comunicano alla gente delle cose sagge, sane. Cioè se una cosa è brutta, è brutta. Se un sistema non funziona, non funziona, allora sarò anche pazza, però non ci voglio stare a queste regole qua. E ci vuole tanto coraggio a fare una scelta così. Io grazie a queste due esperienze sono riuscita a farlo. Nella vita faccio più fatica. Perché dici che sei riuscita a farlo ma nella vita fai più fatica? Dov'è la contrapposizione? Cioè dici che al cinema, cioè nel lavoro sei riuscita a farlo? Perché la giustificazione è sempre che le parole di qualcuno scritte molto bene, nel caso di Benny, nel caso del film di Rolando, non so, ti sembra l'alibi perfetto, quello che, no? Cioè, hai una cosa bellissima da dire perché sei sicura che sia bellissima. E non hai neanche paura di dire l'ho pensata io, ci ho lavorato dietro, ci ho riflettuto. E quindi la devi solo interpretare anche se pensi esattamente quella cosa là. Mentre nella vita ti devi prendere la responsabilità di pensarla, di dirla e di sperare che sia una cosa condivisa e condivisibile per non rimanere sola. Sei una donna complicata. Molto, mai detto di essere semplice però. Ma complicata con me stessa però, perché poi la vita degli altri io cerco sempre di semplificarla, al massimo non esisto, cioè mi faccio molto da parte. Non riesco a vederti che ti fai da parte, però mi però fido. Non mi vedi che sto zitta, non mi vedi che mi faccio... Insomma, ma come mi vedi? Come mi vedi? Mi vedi sempre no, ti super... vedo molto piena di cose, questo lato che tu dici di avere, di quella che sta zitta, che aspetta, che faccio fatica a vederlo, perché sento in te un'energia invece molto ricca, piena, esplosiva. Sì, invece io ho proprio tanta paura, ma paura proprio, paura. Paura però dici di... che è una reazione magari questo di... Ma non lo so, mi è sempre successo. Cioè nel lavoro sento meno il peso di tutte queste insicurezze. Ma quando parli di vita, parli, non parli della vita familiare, che quella è semplice. No, no, parlo proprio del gestire dei rapporti con gli altri. Tutto quello che mi circonda. È molto faticoso per me, cioè non è così automatico. E so anche che verrò fraintesa, sempre. Ma non è detto. Comincia a fidarti. Intanto facciamo vedere un pezzetto del film che non abbiamo ancora fatto. Vai. Scusi. Beatrice, Bea, sono Roberto. Chiedo venia, ma ho avuto dei problemi nell'ultimo periodo e non rammento tutti gli individui con i quali solevo intrattenermi. Non ti ricordi proprio niente del tuo passato? A volte ho come dei déjà vu, ma non riesco mai a comprendere se siano sogni veri oppure rimembranze. Bea, tu devi imparare a parlare in maniera un pochino più normale. E quindi... Vabbè, ma ogni tanto ti sarà venuta voglia di fermarti con qualcuno. Ah, a me sì. È che bisogna essere in due. Che ho detto? Ma lo provavi tante volte? Cioè, la facevi tante volte questa scena? Perché cadi proprio come un sacco di patate. Io e Edoardo, Leo, il protagonista del film, abbiamo lavorato 2 anni in teatro prima di fare questo film. Quindi eri allenatissima. E io di solito in teatro cadevo sulle tavole di legno, per cui lì mi sembrava morbidissimo. Sulle gambe del mio collega da 2 anni ero molto tranquilla, diciamo. Però mi fa sempre effetto vedere sta caduta, è vero, sono pesantissima. Chissà cosa avrà pensato lui.
È vero che anni fa andaste a comprare Lolita di Nabokov, quando ti dicevano che eri una Lolita? Beh, da ragazzina me l'hanno detto talmente tante volte, e subito dopo sono diventata la ex Lolita, che prima di rispondere male o bene, io di solito mi informo. E quindi ho cercato di capire che cosa ci fosse in questa storia, che potesse essere minimamente vicino a me. Grazie a Dio, quando l'ho letto, ho capito, come nel monologo e nel film, che sono tutti matti, che io non c'entravo niente con questa storia e che non ero proprio... Però ho avuto l'occasione di leggere un libro grandissimo bellissimo. Libro. Sì, ti esatto. Volevo chiedere di leggere l'Incipit, proprio le prime righe, e così chiudiamo questa intervista in modo alto. Vedi? Beh, grazie, perché era iniziata male, stava finendo peggio, adesso devi aiuto. Assolutamente, cioè, venire questo... da me a farti psicanalizzare, no, però bene. Ci dobbiamo vedere due volte alla settimana. Quello che voglio capire ora, prima di leggere dimmi. L'Incipit, malissimo, e grazie a te non lavorerò più, ma non importa, cioè, per te Lolita è tipo 50 sfumature di grigio? Parli di questa edizione, anch'io avrei qualcosa da ridire, ma no, assolutamente. Cioè, ti funge come quello? No, è un capolavoro. Ok, cioè non la usi come una cosa erotica? No. Lolita è un libro meraviglioso, quindi un grande capolavoro. Serietà assoluta, prova. No, ma tu fallo come ritieni. Lolita, luce della mia vita, fuoco dei miei lombi. Mio peccato, anima mia, Lolita. La punta della lingua compie un breve viaggio di tre passi sul palato per andare a bussare tre volte contro i denti. Lolita. Brava! Ambra Angiolini! Grazie a tutti. Abbiamo detto il titolo del film. Ti ricordi di me? Ti ricordi di domani me? Domani siamo in sala. Mi non raccomando, ci lasciate soli. Grazie. Ravello con Ambra Angiolini, Edoardo Leo da grazie vedere. Mille. Grazie Ambra. Davvero.